Eccoci, la diretta è partita. Adesso aspettiamo qualche secondo in maniera che a piacere si colleghi. Intanto io verifico sullo smartphone se funziona tutto. Vediamo un po'. Sì. Sembra che la tecnologia ci supporti e quindi ancora qualche secondo e poi iniziamo con questi argomenti molto semplici, molto leggeri, Grazie. molto localistici soprattutto. Allora, intanto buongiorno a tutti, buon sabato, un sabato che sembrerebbe di festa per diversi milioni di italiani, visto che i telegiornali hanno detto che comunque c'è un discreto, diciamo, giro turistico, speriamo che ci siano anche molti stranieri, speriamo naturalmente che spendano e spandano nelle nostre strutture ricettive, nei nostri negozi, nei nostri ristoranti, in maniera da darci una mano per quanto riguarda la nostra economia, che non è splendida. Allora, io sto naturalmente facendo passare qualche secondo in maniera che chi ha piacere si collega, ma a questo punto direi di partire. Visto che abbiamo un bel po' di materiale in scaletta, presento brevissimamente i miei ospiti che in realtà non hanno bisogno di presentazione, Andrea Di Stefano, che è un notissimo giornalista italiano e specializzato in tutto il mondo della finanza, partecipa a numerose trasmissioni, ne tiene in particolare una ogni settimana su Radio Popolare Network, che si chiama Ruggito del Coligno, il giorno delle locuste, scusate, il giorno delle locuste, Ecco, infatti. già di mattina presto avevo detto la mia, il giorno delle locuste, ed è specializzato appunto nel settore bancario, finanziario, energia, politica globale. E poi sotto abbiamo Roberto Ferrigno, italiano anche lui, figura storica di Greenpeace Italia e da parecchi anni a Bruxelles, dove lavora sulle politiche comunitarie, internazionali, ed è estremamente anche lui competente sulle vicende mondiali. Detto questo, partiamo con il primo articolo che è scomparso dallo schermo, ma io lo rimetto subito ed è un po' quello che dava il titolo a questa diretta. Il price cap e l'embargo. Come sapete, l'Unione Europea ha detto basta esportazioni via mare di petrolio dalla Russia e tetto di 60 dollari su questo bene. Io lascio la parola ai due ospiti che sono in grado di, diciamo, di gestirla per capire che cosa in effetti cambierà per l'Europa con questa imposizione, con questo tentativo da parte dell'Unione Europea. Quindi, non so, magari Roberto, se vuoi iniziare tu che avevi lanciato un po' questo argomento, prego. Sì, effettivamente l'entrata in vigore il 5 di dicembre, una decisione presa dall'Unione Europea agli inizi di ottobre, di proibire l'importazione via mare dei prodotti petroliferi, petrolio grezzo ancora solamente per ora. Dal 5 febbraio ci sarà anche la proibizione di importazione di derivati del petrolio di origine russa. Quindi praticamente l'Unione Europea, dopo aver in pratica chiuso ogni rapporto per quanto riguarda il gas con la Russia, chiude i rubinetti anche al petrolio e a partire dal prossimo febbraio ai derivati del petrolio. Quindi in pratica significa che a parte l'oleodotto Druzhba che collega storicamente dal 1964 la Russia ai paesi dell'Europa centrale e alla Germania, praticamente ci si dovrebbe rendere autonomi dalle importazioni di petrolio russo che più o meno rappresentavano circa i 2/3 delle importazioni globali di petrolio nell'Unione Europea.
Il price cap si collega a una decisione presa dai G7 e l'Australia, e quindi il 60 dollari a barile decisi dall'Unione Europea si rimandano a una decisione già presa dal gruppo dei G7 più l'Australia. Che cosa significa? In pratica, finora nessuno lo sa, obiettivamente. Certo, la propaganda dell'Unione Europea e degli Stati Uniti vorrebbe farci credere che questo porterebbe un colpo decisivo all'economia russa. Non è assolutamente così. Nessun esperto internazionale, nessun operatore del settore ci crede. Ricordiamo che l'Iran è sotto sanzione da anni e continua ad esportare milioni di barili di petrolio ogni anno. Ricordiamo che storicamente il regime di apartheid sudafricano è stato tenuto dalla gestione dei flussi di petrolio da parte dei grandi traders. Voglio dire, il mercato del petrolio complessivamente non è in mano soltanto agli stati o ai governi, ma è in mano agli operatori privati, alle aziende private. Quindi possibilità di aggirare queste imposizioni ce ne sono a bizzeffe. Quale sarà l'effetto? Non si sa. Probabilmente ci potrà essere una diminuzione effettivamente della produzione del petrolio russo. Il petrolio Ural già viene venduto a un forte sconto dalla Russia a Cina e India, per esempio. Quindi di effetti pratici. Gli effetti pratici che dovrebbero colpire pesantemente l'economia russa, grazie a questo ennesimo pacchetto di sanzioni, finora, è troppo presto, ma, diciamo che c'è un consenso generale, almeno qui tra gli operatori, che frequento io a Bruxelles, che queste misure, non potranno avere un effetto così devastante come si pretende. Io posso aggiungere, allora, che il primo effetto si vede già, è già stato segnalato, cioè l'ingorgo del petroliere nel Bosforo ferme, perché i venditori di petrolio e i trader hanno già deciso che intanto si paga 60, visto che è stato messo il tetto a 60, non si capisce perché bisogna fare contrattazione a prezzi più bassi, quindi c'è stato un immediato incremento di alcune partite che riguardano l'Ural, che normalmente venivano scambiate a 40 euro, 40 dollari al barile. Dopodiché, non è nemmeno vero che, come è noto, che il flusso del gas russo sia stato chiuso, perché la stessa Unione Europea ha certificato un boom dell'importazione di gas liquefatto attraverso le navi, quindi semplicemente si paga un bel po' di più e ha degli impatti, diciamo, anche abbastanza pericolosi, perché ovviamente c'è un incremento abnorme delle navi gasiere, anche delle navi gasiere russe. Quindi, secondo me, queste operazioni, senza tra l'altro intervenire sul mercato finanziario del petrolio, che è uno dei più grandi a livello mondiale, i contratti future sul petrolio sono una delle leve fondamentali della finanza. Senza intervenire su questo, diciamo che di stati che non contano nulla, salvo gli Stati Uniti, nelle compravendite di petrolio, dico salvo gli Stati Uniti, poi aggiungo perché, non possono giocare su un mercato così ampio, così complesso, e i veri, diciamo, vincitori, ipotesi di price cap sul petrolio russo, secondo me, saranno i trader internazionali che, fra l'altro, da tempo fanno miscelazioni di petrolio. Fra l'altro, le miscelazioni di petrolio sono sempre state fatte, insomma, per motivi anche prettamente industriali, perché i petroli non sono tutti uguali, hanno delle componenti diverse dal punto di vista sia della capacità calorifera sia della componente, diciamo, solforosa all'interno, eccetera. Quindi le miscelazioni che sono sempre state fatte probabilmente aumenteranno, e quindi aumenteranno i profitti dei trader. Questo è il rischio più elevato in una dinamica nella quale si interviene, come sul gas,
senza intervenire sulle leve vere che governano il mercato delle materie prime energetiche, che notoriamente è un mercato molto stretto dal punto di vista degli operatori e in alcuni casi molto grande invece da parte degli investitori. Ecco, prima di arrivare alla prossima notizia, che ve la faccio vedere velocemente qui, dell'apertura di un nuovo gasdotto tra Russia e Cina, completiamo il discorso sul petrolio dicendo che già, come vedete, iniziano vendite al prezzo superiori ai 60, ma poi c'è tutto il fenomeno delle triangolazioni che evidentemente questa norma non riesce a scongiurare. Penso che evitare le triangolazioni, come succede nel mercato delle armi da sempre, anche per il petrolio sarà impossibile evitare contrabbandi e triangolazioni varie. Ma questo sicuramente, però per esempio giustamente quello che diceva Andrea, no? Questo ingorgo di petroliere nello stretto dei Dardanelli tra il Mar Nero e il Mediterraneo. Diciamo che quasi tutte le petroliere che oggi sono bloccate dalla Turchia, perché è la Turchia che blocca questo traffico, in realtà non trasportano petrolio russo, ma provengono dal Kazakistan, il petrolio dal Kazakistan, che attraversa la Russia, viene imbarcato in porti russi, ma l'origine del petrolio non è la Russia. Ora, questo che cosa vuol dire? Che la Turchia, anche in questo caso, si propone come elemento di disturbo, di cooperazione tra i due blocchi, perché a partire dal fattori tecnico-finanziari, che come giustamente dicevi, rendono il mercato del petrolio, come quello del gas, molto fluido, molto preda di elementi di volatilità, e sicuramente la crisi del gas in Europa non è certo iniziata con la guerra in Ucraina. Ci sono elementi strategici che l'Unione Europea sta completamente ignorando. E l'elemento strategico è proprio legato alle politiche di decarbonizzazione che noi stiamo mettendo in atto, hanno avuto un'accelerazione soprattutto dall'anno scorso, per cui imponiamo dei targets sempre più ambiziosi di decarbonizzazione della nostra economia e soprattutto del settore energetico, quando invece la realtà dei fatti è molto differente e ci fa prevedere che gas e petrolio saranno le fonti energetiche fondamentali e principali in Unione Europea almeno per i prossimi decenni. Quindi c'è questo fattore strategico che secondo me viene completamente ignorato. Siamo vittima di processi e come queste sanzioni, strumenti di coercizione che non hanno un chiaro risvolto positivo per noi e negativo per la Russia. Siamo oggi in una fase in cui si sta costruendo un muro che probabilmente sarà definitivo ai confini orientali dell'Unione Europea, senza capire quali saranno le conseguenze. In poche parole, da qui ai prossimi 20-30 anni, noi passiamo da una forte dipendenza dai combustibili fossili russi ha una forte dipendenza di combustibili fossili dagli Stati Uniti e da altri paesi. Allora, questo dovrebbe essere il ragionamento politico-strategico fondamentale, che invece è completamente assente sia dalla politica, sia nei discorsi politici, sia nei discorsi dell'informazione. E quindi il cittadino europeo in questo momento è tenuto agli meccanismi che andranno ad influire pesantemente sul livello di vita. Mi dicono che ancora oggi su un grande quotidiano italiano è apparso l'ennesimo articolo di fondo dove dice che la transizione energetica sarà lunga, dolorosa, impopolare. Cioè, voglio dire, questo messaggio è molto chiaro. Sarà lunga, dolorosa, impopolare, ma per chi? Giustamente i grandi traders stanno facendo miliardi di profitto e non c'è nessuna tassazione a loro carico, trafigura che oggi il più grande trader di prodotti combustibili fossili al mondo ha annunciato profitti per il 2022 che sono maggiori
di tutti i 5 anni precedenti messi assieme. Il governo tedesco ha garantito linee di credito per valore di 3 miliardi di euro a Trafigura per i prossimi 4 anni per approvvigionamento di gas liquido, di gas liquefatto, gas naturale liquefatto. Come diceva Andrea, noi stiamo passando da una dipendenza del gas russo che arrivava via pipeline in Europa a una dipendenza di LNG anche russo, perché le importazioni sono veramente alle stelle, che però costa 4-5 volte di più del gas via pipeline. Allora, di fronte a questi fatti ci dovrebbe essere una reazione. La reazione non c'è e noi andiamo avanti con vuote dichiarazioni politiche che negano la realtà dei fatti. Sì, Roberto è già arrivato alle conclusioni del fatto che la politica europea ci sta assolutamente. La politica europea è nostra, chiaramente, è una trasmissione di denuncia, perché dopo quasi un anno, anzi direi un anno abbondante ormai dall'aumento dei prezzi, perché è iniziato già nell'ultimo trimestre del 2021, l'Unione Europea si sta muovendo con grandi annunci di obiettivi, dando obiettivi sempre più ambiziosi ma con pochi strumenti. Hai anticipato il discorso del fatto che alcune nazioni europee, alla faccia degli acquisti comuni, del fatto di dire cerchiamo di fare acquisti comuni, alcune nazioni europee stanno invece stringendo rapporti singoli con fornitori internazionali, diciamo, per fare da sé. Quindi, anziché esserci uno scatto in avanti dell'Unione Europea più solidale, questo non sta avvenendo. Anticipo che arriveremo anche al discorso della raffineria Lukoil, volevo far dire due parole anche su questo. Vi ho messo sullo schermo, l'avevo messa prima, la rimetto, la notizia che la Cina sta aprendo un nuovo pipeline, quindi un gasdotto con la Russia, quindi questo permetterà alla Russia di vendere la sua produzione. Ecco, Andrea, non so se volevi aggiungere qualcosa o se passiamo anche al discorso italiano di questa raffineria che è privata, perché ricordiamolo che è una raffineria totalmente privata, adesso il governo la commissariata e procedono comunque le trattative per passare di mano, ma comunque da soggetto privato sempre a soggetto privato. Chiaramente è un asset in questo momento strategico e quindi comunque dovrà sottostare a determinate regole. Non so, Andrea, volevi integrare qualcosa? Solo siccome voi fate riferimento, come dire, alla crescita dei valori del gas ampiamente diciamo riconducibili almeno a 8 mesi prima dell'inizio dell'invasione russa, quindi nell'estate del 2021 si erano già evidenziati ed erano prevalentemente riconducibili a una spinta speculativa sul mercato di Amsterdam, il famoso TTF, che era di pari passo con ripresa post-Covid, perché è evidente che la ripresa post-Covid ha prodotto una crescita abbastanza rapida della domanda di energia, così come di moltissime altre materie prime. Quindi il non governo di una vicenda economica, di uno shock economico così grave che ha prodotto di fatto quella che viene definita la ripresa V, cioè caduta verticale e risalita verticale degli andamenti economici, ovviamente senza intervenire su alcune dinamiche che sono più dinamiche di speculazione che dinamiche dei valori reali, questo ha prodotto l'inizio dell'impennata dei prezzi e ripropone, secondo me, ancora una volta la questione del ruolo della finanza. Su Lukoil, secondo me, lì allora c'è stato innanzitutto una gravissima assenza del governo Draghi,
che per un lungo periodo ha fatto finta di non voler affrontare il problema. Insomma, la raffineria Lukoil che c'è in Sicilia è, come quasi tutti quegli impianti, un impianto integrato da cui dipendono ovviamente altri impianti chimici e petrolchimici, in particolare dell'ENI. E quindi se si blocca la raffineria, si blocca anche tutto il flusso dei prodotti raffinati e non solo che vengono realizzati in quella sede. E ovviamente questo può avere delle ricadute occupazionali molto pesanti, in particolare in una regione come la Sicilia. Insomma, si stimano tra 10 e 12.000 posti di lavoro connessi tra i diretti e gli indiretti a quell'impianto. Non, diversamente dalla Germania, che per una situazione simile ha di fatto deciso la nazionalizzazione, punto e stop, cioè è intervenuto con l'intervento dello Stato, qui è stato fatto una sorta di struzzo che ha messo la testa sotto la sabbia aspettando cosa accadeva. E nello stesso tempo si sono sfruttate le opportunità di poter raffinare il petrolio russo perché la Lukoil, questo a favore in particolare di Eni, che è il diretto, come dire, acquirente del primo stream di prodotti raffinati. Quindi volutamente ci si è dimenticati di Lukoil perché questo faceva comodo poi alla fine alla nostra compagnia principale controllata da CDP. Adesso passerà di mano, ma probabilmente potrebbe passare di mano ai catarioti, quindi come dire, da un colosso petrolifero di origine russa a un sistema energetico del Qatar con cui ci stiamo legando sempre di più. Ricordo che già il gasificatore che è sulle coste dove del tuo Adriatico, Gianni, è un impianto del Qatar, insomma, che è stato realizzato con fondi catarioti, quello di Rovigo, è uno dei quattro rigassificatori in funzione. Noi ne vogliamo costruire come paese altri quattro, ma non perché ci abbiamo bisogno di quel flusso, perché vogliamo diventare un hub, per Del il gas. Che arriva liquefatto. Quindi, vogliamo diventare, nel senso che lo vogliono diventare i grandi operatori Eni in testa, Snam in secondo luogo, che hanno la possibilità di governare questi flussi. D'altra parte noi siamo diventati già esportatori, seppur non in grandi dimensioni, ma sono ormai 6 mesi che esportiamo gas in Europa. Quindi abbiamo evidentemente, aumentando la capacità di rigassificazione, diventeremmo l'hub più importante del Mediterraneo in assoluto e uno dei più importanti in Sì, Europa. Andrea, vorrei che sottolineassimo questa notizia perché io sono sempre stato molto, molto dubbioso sulla famosa necessità di costruzione impellente di almeno due rigassificatori per soppassare questo inverno. Adesso tu hai ricordato come da diversi mesi l'Italia in realtà esporta gas, perché Assolutamente. evidentemente ne importiamo talmente tanto che ci basta e ci avanza per le nostre necessità interne, e ci avanza appunto, tanto è vero che, no, che lo vendiamo. Ovviamente quando diciamo noi è un termine generale perché in realtà stiamo parlando comunque di operatori privati. Non stiamo parlando dello Stato Italia, No, perché no, stiamo ricordiamo. parlando dei grandi operatori, quindi Ma di voglio Eni, Edison. sottolinearlo perché molti ancora non hanno ben, diciamo, interiorizzato il fatto che l'energia in Italia, come molti altri settori, come le banche, sono state privatizzate negli anni 90, il mercato è stato liberalizzato e settori così strategici come appunto l'energia, le banche sono diventati mercato libero, privato e quindi viene gestito sia l'estrazione, quindi anche questo famoso fatto estraiamo più gas dal sottosuolo italiano. Sì, ma viene estratto non dallo Stato Italia, viene estratto da operatori privati. Quindi quando
i politici dicono: ah, abbiamo il gas, estraiamolo. Eh sì, ma è come l'acqua minerale, viene estratta dalla Nestlé, viene estratta dalla francese Veolia, viene estratta da altri operatori, non dallo Stato italiano. Detto questo, politicamente io continuo a ripetere, anziché fare commissari per i rigassificatori, che appunto in realtà quantitativamente non ci servono, perché il gas che transita per l'Italia ce n'è fin troppo, invece di fare i commissari per le raffinerie, dovremmo fare commissari straordinari per grandi impianti a fonti rinnovabili, perché quelli sono una soluzione strutturale. Ogni grande impianto rinnovabile, per carità, anche ogni piccolo, ma ovviamente i grandi fanno grandi numeri, ci permetterebbe di spegnere centrali a gas e a carbone e ridurre soprattutto l'acquisto di questa materia prima terribile dagli altri paesi. Quindi la trasmissione di oggi serve per ribadire che la politica sta girando attorno al problema, sta continuando a girare attorno al problema. Qualcuno mesi fa ha detto: stiamo cambiando spacciatore, il nostro spacciatore di riferimento non ci piace più per vari motivi e lo stiamo andando a cercare, ma a questo punto pagandola carissimamente, la merce da altre parti. Volevo spostarmi a questo punto sempre all'origine del problema, e quindi le speculazioni finanziarie, quindi sempre questi mercati finanziari che fanno la differenza. E per farlo, lanciare questa notizia che diciamo non mi pare i giornali italiani l'abbiano sottolineata, per quanto io non sia un assiduo lettore di giornali italiani, perché continuo a ripetere che ci vogliono ignoranti. Questa notizia dice che la Volkswagen, proprio la Volkswagen, proprio quella delle automobili, la Volkswagen che tutti conosciamo, della Golf, degli altri modelli Volkswagen, in questo primo, o meglio, nel primo quadrimestre di quest'anno, ha guadagnato di più non dalla produzione e vendita di automobili, furgoni e i suoi prodotti, ma ha guadagnato di più come operatore finanziario, in questo caso ancora una volta speculativo, vendendo nickel, alluminio e altri materiali. E quindi veniamo sempre alla radice del problema, che i mercati finanziari spostano i prezzi non perché ci sia realmente carenza di quel materiale in maniera così pesante che il prezzo per forza di cose sale, perché se io ho una carestia che dura da 10 anni e non ho più grano nei depositi, è chiaro che a quel punto il prezzo del grano sale. Ma lo sappiamo storicamente e lo abbiamo riportato con ampiezza di notizie da 2008 in poi, quando cioè dal 2008 si è capito, semmai ce ne fosse stato bisogno, come i mercati finanziari hanno questo enorme potere di fare il prezzo, non in base alla reale quantità che c'è di un bene, cosa che dovrebbe essere normale su un mercato, ma farlo in base alle scommesse che sono fini a se stesse. E io su questo volevo arrivare e sentire i pareri di Andrea e di Roberto su questo. Beh, sicuramente Andrea avrà delle spiegazioni molto più chiare e logiche delle mie su questo punto. Io volevo solo dire, poi lascio la parola a Andrea, che hai ragione Gianni quando tu dici che la politica si fa indietro. La politica non agisce perché la politica segue ormai i mercati finanziari. Cioè, forse un giorno potremo anche parlare di questi mitici strumenti per la decarbonizzazione come l'Emission Trading System. Andiamo a vedere quali sono gli operatori che oggi decidono il prezzo delle emissioni di CO2. Non sono più soltanto diciamo le centrali, le industrie o chi per altro, ma sono anche fondi di investimento, sono banche che intervengono sul mercato come hedging. Quindi lascio la parola a Andrea, ma il punto fondamentale su questo, forse ci dovremmo tornare, è di come oggi la politica è al servizio dei mercati finanziari.
Sì, non da oggi, purtroppo. Sì, certo. Ovviamente siamo in una dinamica perversa che è iniziata a metà degli anni Ottanta e poi ha coinciso con le famosi step di superliberalizzazione del mercato finanziario, che non fece un'amministrazione repubblicana, ma un'amministrazione democratica, perché fu Clinton a di fatto via alla vera grossa smantellamento di alcuni parametri. Per esempio, questa notizia che tu hai fatto vedere su Volkswagen, in un mondo reale fino a metà degli anni 80, anche metà degli anni 90 in Europa, queste attività sarebbero state impossibili, perché un operatore industriale non dovrebbe, o per poter lavorare facendo profitti su hedging speculativo sulle materie prime, dovrebbe limitarsi a fare delle coperture, come si dice in gergo, cioè proteggersi da andamenti anomali del mercato. Ovviamente gli operatori molto grandi hanno cominciato a diventare protagonisti di questo sistema economico-finanziario che è fuori da qualsiasi regola. Ora, negli Stati Uniti, sinceramente, dopo la crisi, diciamo 2008-2009, qualche intervento è stato fatto per tagliare le unghie alla speculazione più pericolosa. Su questo fronte manca completamente l'Europa. La vicenda del TTF, secondo me, è proprio emblematica, perché è stato fatto aprire un mercato, peraltro piccolo dimensionalmente. Quindi anche molto difficile perché poco liquido, poco responsabile, diciamo, dell'andamento dei prezzi reali. È stato fatto aprire un mercato di contratti future sul gas ad Amsterdam. Gli operatori di fatto non hanno regole, non esistono tetti ai prezzi, non esistono sospensioni per eccesso di rialzo, non esistono limiti alle posizioni. Men che meno obblighi di consegna del prodotto sottostante. Insomma, questa roba qua è abbastanza consistente e purtroppo è stato determinante nella costruzione di un meccanismo che è andato completamente fuori controllo, o meglio, che l'Europa ha voluto lasciare fuori controllo, perché avrebbe potuto benissimo intervenire già diciamo, nell'estate del 21. Dando mandato all'ESMA, che è sostanzialmente la Consob europea, di introdurre una serie di parametri. Addirittura poi, come è noto, è uscito addirittura un non paper della Commissione che ha ipotizzato la sospensione del TTF. Ma il TTF è proprio, come dire, io lo trovo che sia una sorta di fotografia di emblema di una dinamica in cui la finanza detta le regole e il regolatore, che ovviamente dipendente dal politico, abdica completamente al suo ruolo e quindi alla fine siamo in balia di pochi soggetti interessati alla speculazione. Peraltro, pensate alla dinamica del TTF, all'assurdità che mentre si fanno le sanzioni e si dice che si vogliono colpire i grandi operatori russi, nessuno si è posto il problema di capire che cosa fa Gazprom, che è uno dei 250 operatori che lavora al TTF. Ora, siccome non credo che siano, come dire, dei bambini dell'asilo, avranno senza dubbio sfruttato la loro posizione e il loro legame, avendo una banca di riferimento, avendo degli operatori finanziari, per produrre un incremento dei prezzi, visto che sempre il regolatore non si è curato del fatto che i contratti di fornitura sono stati legati al TTF. Tutto questo è avvenuto nel silenzio assoluto totale, no? Cioè nell'assenza totale delle antitrust, delle ARERA, non cito solo l'ARERA italiana, insomma delle autorità paragonabili all'ARERA, della ESMA, cioè ci siamo fatti costruire il cappio al collo. E la politica non ha fatto niente per tagliare questo cappio al collo perché ha una sudditanza nei confronti della finanza, ha paura di mettere le mani sulla finanza e in alcuni casi ha anche una, come dire,
una specie di condivisione sul ruolo della finanza come forza propulsiva in senso positivo. Io le vedo solo nel senso negativo, forse sarò un po', come dire, manicheo, ma anni e anni di analisi mi permettono di dire che questa credo sia la realtà concreta. Ma poi paradossalmente, in questo momento il nostro più grande alleato e protettore, cioè Biden, con l'Inflation Reduction Act, con un pacchetto, di proposte, di misure notevolissimo dal punto di vista finanziario, sta riprendendo un'iniziativa politica nel campo energetico di cui l'Europa è assolutamente succube e di cui in Europa non si parla più di tanto se non a slogan, anche perché gli impegni finanziari che noi possiamo mettere sul tavolo sono molto ridotti rispetto a quelle potenzialità degli Stati Uniti. Abbiamo un'amministrazione Biden negli Stati Uniti che da una parte sta promuovendo la produzione e commercializzazione di gas e petrolio. Oggi gli Stati Uniti sono i principali produttori di gas e petrolio al mondo. Ed E quindi esportatori. ed esportatori. Quindi abbiamo questo paradosso, no? Mentre noi siamo qui con le nostre politiche di decarbonizzazione, come dicevi te Gianni, stiamo semplicemente passando da uno spacciatore all'altro, ma giocando politicamente zero, con iniziative politiche dell'Unione Europea che sono zero. In questi giorni il presidente cinese è in un lunghissimo, larghissimo tour dei paesi del Golfo medio orientale, ne ha fatto già un altro prima in Africa. Beh, l'influenza dell'Unione Europea è solo nei sogni di un senescente Josep Borrell, di un vecchio rimbambito, scusatemi il termine, che ama mettersi in mostra indossando le uniformi dell'esercito ucraino. Questo sarebbe il capo della diplomazia europea. Questa è la diplomazia europea a livello politico. Ma andiamo, stiamo scherzando. Il problema è che non vedo nessuna reazione a livello europeo, dei cittadini europei. Questo è il problema. Allora, sono giorni e giorni. Oggi a Bruxelles abbiamo una massima di U più 1 e una minima di meno 3. Il problema qual è? È che siamo al freddo. Ma non c'è vento, sono giorni che il vento manca. Quindi, ieri la situazione in UK era che quasi il 70% della produzione elettrica era garantito dal gas, mentre in Germania quasi il 70% della produzione di energia elettrica in assenza di vento era garantito dal carbone. Allora, di fronte a questa realtà, per carità, va benissimo iniziare un percorso di transizione, ma in queste situazioni la transizione si trasforma in che cosa per l'Europa? In deindustrializzazione, drammatica distruzione della domanda energetica, con tutte le conseguenze del caso sociali ed economiche che oggi noi completamente ignoriamo. Quindi abbiamo Biden con un Inflation Reduction Act che cerca di reagire ed imporre i suoi termini economici per lo sviluppo dell'industria delle batterie, per l'accesso ai minerali e per l'esportazione di combustibili fossili. E noi in Europa passivamente subiamo. Forse solo su quello, poi. No, pensate al chip bill, al valore, alle dimensioni, come è noto, sempre di più, diciamo, i sistemi industriali sono legati all'esistenza di un'infrastruttura di microprocessori che governano i processi, no? E quindi, negli anni ci siamo affidati all'Asia per la produzione dei microchip, perché ovviamente questo faceva fare più utili e molto più facili. A un certo punto, perché la vera, secondo me, la vera guerra futura è tra gli Stati Uniti e la Cina, e noi rischiamo di, la rischiamo, siamo già schiacciati, ma rischiamo di essere completamente schiacciati. Il povero Scholz è andato a Pechino, ma secondo me andare a Pechino in quel caso credo sia stato un errore emblematico della debolezza dal loro punto di vista. Comunque è andato fisicamente a Pechino, ma gli americani hanno già deciso. Allora, solo sui chip hanno messo 500 miliardi di dollari, 500 miliardi di dollari. Hanno creato un'alleanza con i taiwanesi, i coreani,
giapponesi e hanno incominciato a costruire fabbriche per la produzione di microchip negli Stati Uniti. Noi avremmo qualcosa di corrispondente che vale un decimo rispetto a quello degli Stati Uniti e non c'è ancora un cantiere aperto, non si sa nemmeno dove si potrà aprire, insomma. E poi c'è tutta la problematica connessa come dire, alla infrastruttura di supporto, perché non basta fare la fabbrica di chip, bisogna avere tutte l'insieme. Non a caso l'Alleanza Americana tiene dentro tre soggetti che sono strutturalmente e strategicamente molto capaci da sempre di governare i flussi delle materie prime che sono i componenti per la costruzione dei semiconduttori, perché poi sempre di quello si parla, insomma, si dice è connesso, insomma, è annessi. Quindi da questo punto di vista l'impressione è che la situazione per quanto riguarda l'Europa sia veramente una situazione molto critica, molto molto critica. In termini di potenze di investimento, vediamo solo quello che succede con Repower Europe. Repower Europe, adottato in maggio, proposto dalla Commissione in maggio, doveva essere lo strumento che permetteva all'Europa di staccarsi definitivamente dalla dipendenza energetica verso la Russia e di costruire appunto un sistema industriale che promuovesse l'efficienza, lo sviluppo delle rinnovabili e anche un sistema che si inserisse in queste grandi linee di produzione all'avanguardia tecnologica come i microprocessori. La valutazione della Commissione era che a questo proposito si sarebbero mobilitati 200 miliardi di euro. Repower Europe viene adottato a maggio, a luglio, nel silenzio generale completamente ignorato, è uscito un rapporto della Corte dei Conti europea che ha analizzato approfonditamente le fonti finanziarie dei famosi 200 miliardi e la Corte dei Conti europea ha determinato che a disposizione di fondi comuni dell'Unione europea ce ne sono solo 20 miliardi. 20 miliardi sui 200 previsti di investimento per raggiungere gli obiettivi ambiziosissimi di Repower Europe che tra l'altro includevano anche il 45% di energie rinnovabili al 2030 per l'Europa. Quindi 20 miliardi su 200. Gli altri 180 miliardi sarebbero praticamente da trovare da parte degli Stati membri. Quindi si andrebbero a intaccare altri fondi, altri progetti, a partire dai fondi di coesione, a partire dai fondi destinati all'agricoltura, eccetera, eccetera. Ecco, noi il livello è questo qua in questo momento, anche di disponibilità finanziarie, però provvedere sparare delle cifre così, senza una base solida neanche di andare a vedere da dove provengono e come possono essere impiegate, non serve certo a garantire la transizione energetica ed ecologica dell'Unione Europea. Gianni, forse sei in muto. Sì, scusate, mi ero mutato un attimo. Allora, dicevo, questa diretta è stato l'ennesimo tentativo per far capire ai cittadini italiani che la politica non riesce minimamente a gestire la finanza, al contrario, la finanza gestisce egregiamente la politica. Adesso io non voglio star qui a dire in buona malafede, dolo, colpa, ma sta di fatto che la politica è totalmente succube della finanza da molti anni. Nel 2008 è diventato chiaro come i profitti sono veramente privati mentre le perdite vengono pubblicizzate, perché l'allora crack finanziario globale che colpì appunto il pianeta fu salvato con denaro pubblico, il denaro pubblico che servì per pagare aziende private, privatissime, che stavano fallendo perché avevano sbagliato, avevano semplicemente sbagliato. È come se il panificio sotto casa sbagliasse a fare il pane e fallisce perché non è capace di fare il pane. Ecco, le banche erano e sono aziende private, stavano fallendo perché avevano smaccatamente scommesso improvvidamente, in maniera assolutamente non prudente, e stavano fallendo. Ma gli stati globali hanno tirato fuori letteralmente decine di migliaia di euro, di dollari equivalente per salvarle.
Tra l'altro io mi appello anche al mondo cattolico, perché le cose che sto dicendo le ha dette chiarissimamente anche Papa Francesco, perché le ha scritte nero su bianco, che le banche sono state salvate col denaro pubblico e non sono state fatte modifiche al settore finanziario per impedire il proseguimento di questa situazione, che invece sta proseguendo tranquillissimamente. Vi ho messo a video quella che è, diciamo, un po' la madre di tutti i problemi, questi prodotti speculativi che sono una quantità enorme, giusto per farvi per darvi un numero che è ancora del 2015, ma non dovrebbe essere cambiato molto. Allora il mercato delle armi valeva circa 2.000 miliardi di dollari, così come il mercato del petrolio nel 2015 valeva 2.300 miliardi di dollari, ecco, il mercato dei derivati ne valeva allora già 300 volte tanto, quindi un fattore moltiplicativo per 300. Ora, la politica da molti anni non riesce a gestire la finanza, ne è completamente dominata, ne è completamente succube, e questo è un problema che il cittadino italiano e europeo evidentemente non capisce. Noi siamo in una spirale assolutamente viziosa, l'Europa è una spirale di declino da parecchi anni, perché come ha spiegato Roberto, ha mandato all'estero produzioni strategiche e adesso ci accorgiamo che senza quelle produzioni siamo in grossissima difficoltà nel momento in cui salta la catena produttiva che è complessissima, che è globale. Quindi a tutti voi cittadini italiani, europei, l'appello è sempre quello di informarvi sulla finanza alternativa, che da qualche anno in realtà l'Unione Europea sta timidamente cercando di portare l'attenzione chiamandola finanza sostenibile. La chiama finanza sostenibile. E per carità, già andrebbe bene. Purtroppo ha fallito nella tassonomia, perché ha incluso anche il gas e il nucleare, dichiarandoli sostenibili, cosa che non è, a riprova appunto che non riesce a essere indipendente dalla grande finanza. In Italia abbiamo una legge che disciplina la finanza etica, quasi nessuno la conosce, una legge del 2016, manca ancora il decreto attuativo, tanto per cambiare, manca il decreto attuativo, ma la legge c'è, e c'è un unico istituto in questo momento, ahinoi, che risponde a questi requisiti di finanza etica. Se noi non trasformiamo la finanza in qualcosa di realmente sostenibile, e in Europa ci sono una trentina di istituti che fanno finanza etica, e siamo arrivati al quinto rapporto, un rapporto che prende in confronto, che fa un confronto tra la finanza tradizionale e la finanza etica, e dal quale si evince che la finanza etica è molto più solida, è molto più resiliente, è molto più anticiclica, quindi si oppone alle crisi, fa molti più prestiti ed è addirittura più redditizia, perché lavora su comparti che hanno rendite meno esplosive ma più costanti nel tempo. Quindi l'appello è a tutti voi di informarvi sulla finanza etica e di parlare ai vostri politici di finanza, perché altrimenti siamo come il criceto sulla ruotina, corriamo, corriamo, corriamo e non ci spostiamo. Io ho passato gli ultimi 10 anni in Parlamento cercando di fare delle misure concrete con cui anche poi poter parlare con un certo credito, perché sul Superbonus ci ho lavorato per 6 anni finché è diventato legge, e sulle comunità energetiche che sperabilmente stanno nascendo in maniera sempre più numerosa, ma sono convinto nei mesi, negli anni prossimi diventeranno, diciamo, la normalità. Però vi ripeto questo: l'energia è uno dei tanti settori che viene comunque dominato dalla finanza. Tanto è vero che le banche continuano a prestare cifre enormi al settore fossile, persino al carbone. L'ultimo triennio le banche hanno prestato 1.500 miliardi per progetti sul carbone. Quindi di cosa stiamo parlando? Sul carbone. Potrei ancora ammettere sul gas, io perlomeno, insomma, è meno impattante, ma addirittura sul carbone, che in realtà è ancora un grosso fornitore di energia. Ecco, tutto questo lo possiamo
modificare solo se andiamo a toccare le regole della finanza, che adesso è mostruosamente libera e mostruosamente potente. Se questo non diventa l'argomento principale sui giornali e sulla politica di tutti i giorni, non ci muoveremo di un passo. Faremo regole sull'energia che sposteranno dettagli, ma non sposteranno la grande problematica della finanza speculativa. Prima vi avevo fatto vedere l'indice del TTF e del mercato italiano, del PUN. Vediamo se riesco a rimetterlo al volo un attimo. Vabbè, l'ho perso, c'ho troppe finestre aperte. Comunque, per dirvi che i prezzi sono tornati attorno ai 350-400 euro a megawattora, che sono prezzi assurdi che le imprese italiane non riusciranno a sostenere. Abbiamo tirato fuori quasi 100 miliardi di euro cash che sono totalmente bruciati, non servono a modificare nulla, servono solo a pagare il conto immediato, ma non creano nuove infrastrutture rinnovabili, che sarebbero l'unica soluzione. Bene, io con questo io avrei finito. Naturalmente lascio la parola a Andrea e a Roberto se vogliono commentare anche questo. Mi sembra sufficiente, abbiamo già ammorbato i nostri... Sì, sono cose che per chi segue sono cose risapute. E ovviamente Andrea e Roberto sanno benissimo che io mi sforzo di periodicamente di rimettere sul piatto questi argomenti che per loro sono ormai persino... Fai bene e ti ringraziamo, perché c'è solo bisogno di farlo. C'è assolutamente bisogno. Dopodiché lasciamo sedimentare questa nostra chiacchierata e anche in base ai riscontri che tu avrai possiamo poi scegliere periodicamente di riprenderla, insomma, se riteniamo che le cose funzionino, insomma. Ah, io mi strappo la promessa di fare ancora periodicamente queste dirette, perché dobbiamo uscire dal giardino italiano, dal nostro piccolo giardino, e vedere le cose in ottica almeno europea, ma poi globale, perché la pandemia ci ha insegnato che siamo un piccolo villaggio globale. Io dal canto mio continuerò a spingere il mio gruppo politico a occuparsi della madre di tutti i problemi, che è appunto questa finanza speculativa, e ci risentiremo quindi a questo punto nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Buon weekend dell'Immacolata a tutti e buona giornata. Saluti. Arrivederci.